Bentrovati al VG 21 Mattina. Partono i nostri focus, i nostri approfondimenti sull'attualità. Vigilia di riapertura delle scuole, quasi mezzo milione di studenti campani tornerà in presenza, abbandonerà la didattica a distanza, parliamo in particolare di materne, elementari e prime medie. Ma in quale contesto ripartono? Noi ovviamente domani ci focalizzeremo sulla attualità, quindi sull'ingresso, sulla possibilità di eventuali assembramenti, però ci sono degli aspetti da approfondire. Uno, per esempio, è quello delle mense scolastiche, che non riapriranno e può rappresentare un problema soprattutto per i bambini più piccoli, per le famiglie. E poi c'è anche quello relativo agli edifici scolastici in quanto strutture. Cosa si è fatto? Sono state investite risorse? Sono partiti progetti in questo anno di epidemia? Spesso qualcuno ci diceva che le crisi possono essere l'opportunità, un momento di passaggio. Allora lo chiediamo ai nostri ospiti, ai nostri interlocutori. Io vedo collegate via Skype, le saluto ringraziandovi per la disponibilità, la dottoressa Antonella Inverno, responsabile politica infanzia e adolescenza di Save the Children, che ha prodotto un interessantissimo rapporto. Buongiorno dottoressa. E poi l'assessore Anna Maria Palmieri, assessore all'istruzione del Comune di Napoli, non è la prima volta che ci raggiunge, per questo la ringraziamo. Ben ritrovati. Buongiorno a voi. Ecco, vi chiedo di silenziare il microfono perché io andrei in esterna da Antonio Salamandra, perché abbiamo l'ospite giusto per approfondire la situazione relativa alle strutture, al concetto dell'edilizia scolastica di cui si parla tanto, poi lo approfondiremo anche con l'assessore Palmieri per il contesto napoletano. Antonio, ben ritrovato a te e alla tua ospite. Ben ritrovati a voi Davide, alle mie spalle in Piazza dei Martiri, la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Sono in compagnia dell'ingegnere Ada Minieri, consigliere dell'Ordine, alla quale chiedo, domani si riparte con le scuole, qual è lo stato di salute degli edifici delle scuole di Napoli di provincia? Buongiorno a voi, sì, domani si riparte, diciamo che la riapertura delle scuole riguarda 8 milioni di studenti, quasi 2 milioni tra insegnanti e personale ATA, e se poi ci mettiamo anche le famiglie sono 16 milioni di persone, quindi la riapertura delle scuole riguarda un numero immenso di persone. Se noi pensiamo che nessun comparto mette in moto ogni giorno un numero così elevato di persone, ecco che allora la sicurezza delle scuole è un problema che riguarda un po' noi tutti, è un problema che ci sta molto a cuore. Noi ingegneri hanno insegnato che il rischio zero non esiste, ma se vogliamo evitare, se vogliamo limitare il pericolo da contagio delle scuole, dobbiamo operare su due fattori. Il primo sono gli spazi, il secondo il personale. Gli spazi, sappiamo, nelle nostre scuole sono limitati, molte scuole non sono state costruite, progettate e costruite per essere adibite a edificio scolastico, per cui gli spazi sono stati considerati un po' accessori, cosa che non è, perché lo spazio è determinante per la preparazione, ecco, dei ragazzi. E se non fossero state così, molto probabilmente il distanziamento sociale sarebbe stato più propositivo, più fattivo, si sarebbe potuto fare subito e oggi non staremmo qui a parlare di riapertura delle scuole. Ecco, ingegnere, le chiedo, ma che cosa si poteva fare, si sarebbe potuto fare? E di fatto nelle nostre scuole, dal punto di vista dell'edilizia, non si è fatto. Allora, guardi, le scuole non sono state chiuse per il Covid. Il Covid ha messo alla luce delle problematiche vecchie della scuola, che venivano un po' mascherate, e quindi noi parliamo di edifici vetusti. Il nostro costruito è vecchio e anche le scuole sono molto vecchie. Quelle che noi diciamo scuole nuove sono degli anni 70 e quindi sono... portano un degrado nelle strutture, un degrado negli impianti. Quindi diciamo che si poteva lavorare perché i finanziamenti, lo Stato aveva messo, il governo centrale aveva messo dei finanziamenti, però purtroppo siamo stati un poco presi alla sprovvista e tutto il settore economico si è fermato. Per il 2021 in chiusura che cosa è previsto, ingegnere? Allora, per il 2021 i finanziamenti ci sono. Noi possiamo pensare di poter accelerare un po' il processo di riqualificazione. E possiamo pensare anche a dei
delle collaborazioni virtuose tra pubblico e privato. Mi riferisco, per esempio, lo Stato ha messo in essere degli incentivi per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici privati. Ecco, possiamo pensare anche a una forma di incentivo fiscale per quelle imprese grosse che possono adottare un po' le scuole, perché pensiamo che la formazione dei ragazzi è un investimento per il futuro del nostro paese, e quindi a mettere in essere, non so, tutti possiamo mettere in essere tutte quelle agevolazioni che possono essere fattive, e poi, non so, aumentare la formazione dei docenti, aumentare il numero dei docenti, che sono pochi, e niente, questa. Investire nella formazione e soprattutto anche degli alunni e dei docenti, sensibilizzare, ma soprattutto fare tanto, perché la situazione dalla quale partiamo è sicuramente una situazione carente, ma sulla quale bisognerà inevitabilmente lavorare nel 2021. Grazie all'ingegnere Adamineri, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, da Piazza dei Martiri per adesso è tutto, a voi. Grazie mille Antonio, grazie a te, alla tua ospite.